Rosario Sala, ospite di Mese Montagna, hai raccontato al pubblico un viaggio. Di che viaggio si tratta? Allora, ho raccontato un viaggio che ho fatto l'anno scorso da Trento ad Hanoi in solitaria, in moto, e ho anche presentato la prossima avventura che partirà dalla Città del Capo e arriverà a Trento nel febbraio del 2020, partendo verso fine novembre del 2019. E sì, sempre un'avventura in solitaria e anche con dei progetti di volontariato, come ho fatto sempre in tutti i miei viaggi, questa volta in Congo per un pozzo per l'acqua e poi in Togo per l'aiuto per la costruzione di un ospedale. Quello che rimane è difficile raccontarlo, è veramente difficile. Io ho scritto anche due libri, però è difficile. Io forse le emozioni che si provano difficilmente uno riesce a trasportarle, a transitarle su un libro o a esprimerle così verbalmente, no? A parole. Però non farei cambio con nessun'altra cosa.